Cari fratelli e sorelle, buona festa di Pentecoste, buongiorno. Oggi, solennità della Pentecoste, celebriamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli. Nel Vangelo della liturgia, Gesù parla dello Spirito Santo e dice che Egli ci insegna tutto ciò che ha udito. Ma cosa significa questa espressione? Che cosa ha udito lo Spirito Santo? Di cosa ci parla? E ci parla con parole che esprimono sentimenti meravigliosi, come l'affetto, la gratitudine, l'affidamento, la misericordia. Parole che ci fanno conoscere un rapporto bello, luminoso, concreto, duratore, com'è l'amore eterno di Dio. Le parole che il Padre e il Figlio si parlano sono proprio le parole trasformanti dell'amore che lo Spirito Santo ripete in noi e che ci fa bene ascoltare, perché queste parole fanno nascere e fanno crescere nel nostro cuore gli stessi sentimenti e gli stessi propositi. Sono parole feconde. Per questo è importante che ci nutriamo ogni giorno delle parole di Dio, delle parole di Gesù, ispirate dallo Spirito. E tante volte dico, leggere un pezzo del Vangelo, avere un Vangelo piccolo, tascabile, e portarlo con noi, approfittando dei momenti favorevoli. Il sacerdote e poeta Clemente Revora, parlando della sua conversione, scriveva nel diario: «E la parola citì chiacchierie miei». La parola di Dio fa zittire le nostre chiacchiere superficiali e ci fa dire parole serie, parole belle, parole gioiose. La parola citì chiacchierie miei. Ascoltare la parola di Dio fa tacere le chiacchiere. Ecco come dare spazio in noi alla voce dello Spirito Santo. E poi nell'adorazione, non dimentichiamo la preghiera di adorazione in silenzio, specialmente quella preghiera semplice, silenziosa, come è l'adorazione, e lì dirci tra noi parole buone, dirla al cuore per poter dirle agli altri dopo, e gli uni per gli altri, e così si vede che viene dalla voce del Consolatore, dello Spirito. Carelli e fratelli, leggere e meditare il Vangelo, pregare in silenzio, dire parole buone, non sono cose difficili, no. Le possiamo fare tutti. Sono più facili che insultare, arrabbiarsi, no? E allora ci chiediamo, che posto hanno queste parole nella mia vita? Come posso coltivarle per mettermi meglio in ascolto dello Spirito Santo e diventare un eco per gli altri? Maria presente a Pentecoste con gli Apostoli ci renda docile la voce dello Spirito Santo. Regina Caeli letare, alleluia. Portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus tere, alleluia. Deus, qui per resurrezione in Fili Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus per eius genitricem, Virgen Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua nocet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Amen.
et sopunque tusque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo è colui che crea l'armonia, l'armonia, e la crea a partire da realtà differenti, a volte anche conflittuali. Oggi, festa di Pentecoste, preghiamo lo Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, perché crei armonia nei cuori, armonia nelle famiglie, armonia nella società, armonia nel mondo intero. Che lo Spirito faccia crescere la comunione e la fraternità tra cristiani delle diverse confessioni. Doni ai governanti il coraggio di compiere gesti di dialogo che conducano a porre fine alle guerre. Le guerre tante oggi, ma pensiamo in Ucraina. Il mio pensiero va in particolare alla città di Kharkiv, che ha subito un attacco due giorni fa. Pensiamo alla Terra Santa, alla Palestina, Israele. Pensiamo a tante porte dove ci sono le guerre. Che lo Spirito porti ai responsabili delle nazioni e a tutti noi a aprire porte di pace. Esprimo la mia gratitudine per l'accoglienza e l'affetto dei veronesi ieri. Sono stati bravi i veronesi, eh? Grazie, grazie. In modo particolare penso al carcere di Verona, penso alle detenute e ai detenuti che mi hanno testimoniato ancora una volta che dietro le mura di un carcere palpitano vita, umanità e speranza. A tutto il personale penitenziario ed in particolare alla direttrice, dottoressa Francesca Gioieni, va il mio sentito grazie. Saluto tutti voi, pellegrini di Roma e di diverse parti d'Italia e del mondo. In particolare saluto quelli di Timor-Leste. Vi andò a trovare presto. Quelli della Lettonia e dell'Uruguay, come pure la comunità paraguayana di Roma, che festeggia la Virgen de Cacupé e la missione cattolica portoghese di Lucerna. Saluto i ragazzi dell'Immacolata. Saluto le suore che sono lì, brave. Saluto i fedeli di Benevento, Porto Azzurro e Terracina e l'Istituto Caterina di Santa Rosa di Roma. Auguro a tutti voi buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.